perso parte della registrazione. Bene. A tutti ragazzi, qui Andy e siamo qui con un nuovo episodio di Appunti di Bill. La categoria di oggi, come sapete, è quella dei Pokémon stupidi, ovvero quella che abbiamo chiamato What If. Questo What If, come potete vedere dallo schermo, ho scelto Snorlax, che nei commenti è stato abbastanza votato. La domanda è: se Snorlax fosse stato magro? Come detto all'inizio video, purtroppo ho perso la parte dove abbozzavo questo potenziale Snorlax. Posso farvela vedere. Comunque non ho fatto il line art e il colore e vi farò vedere questo processo che devo ancora registrare. Pensavo ovviamente a un tipo lotta, è la cosa più logica per questo tipo di Pokémon. E non so se si possa definire forma Alola. Scrivete voi nei commenti magari. Bando alle ciance comunque ragazzi e mettiamoci a lavorare. Ci vediamo dopo. Sapete che abbiamo fatto una cosa eticamente sbagliatissima. Ed ecco finita, ragazzi, la forma alternativa di Snorlax. È strano vederlo in questo modo, ma devo dire che mi piace. Una cosa è certa, fa parte della categoria dei Pokémon
stupidi o molto strani. Ma arrivando sui dettagli del disegno, provo un po' a spiegarvi come ci ho lavorato. Come avete visto alla fine, ho dovuto anche rilavorare sulla bozza e rilavorare anche sul lavoro finale perché stavolta ho sbagliato alla grande. Non mi soddisfava la posa dinamica che gli avevo dato perché sono convinto che per ora le pose statiche negli artwork ufficiali siano canonici, a parte qualche eccezione in qualche remake dei Pokémon come in Rubino Omega e Zaffiro Alpha, in cui gli starter sono stati resi un attimo più dinamici, ma ci sono altre poche eccezioni. Come ho pensato di fare Snorlax magro? La mia opinione è che se Snorlax fosse reale, la parte blu sarebbe una pelliccia abbastanza folta, quindi essendo magro la pelliccia risalterebbe molto di più e questo l'ho fatto vedere nel petto, alla fine delle gambe e delle braccia, anche se nel caso dello Snorlax normale le braccia sono completamente ricoperte dal pelo azzurro. Anche come pose ed espressione ho cercato di dargli appunto un'espressione più carismatica o più energica di qualcuno che si alza e ha voglia di correre per ore tutto il mattino. Cosa che io non ho. E che adesso con le categorie possiamo resettare e tornare alla prima categoria a cui abbiamo lavorato nel primo episodio, ovvero evoluzioni, mega evoluzioni o arco evoluzioni. Una di queste tre, ok? Scegliete nei commenti e per favore votate il commento che vi piace invece di commentare tutti la stessa cosa nel caso, perché mi incasino e alla fine finisco per sceglierne uno a caso. Secondo voi questo Snorlax può essere una forma Alola? Vi ricordo che se il video vi è piaciuto potete mettere un mi piace, iscrivervi al canale e in più nei prossimi video metterò nella descrizione il link per il mio profilo Ask, dato che molti di voi mi stanno facendo domande e sarebbe un modo più ordinato per leggere e rispondervi in modo adeguato. Detto questo ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio e ciao!